procediamo col punto 3 dell'ordine del giorno. Conferimento all'Unione dei Comuni Piceni della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale. Illustra l'assessore Narciso Massi. Grazie Presidente, buonasera a tutti voi consiglieri, buonasera ai cittadini presenti. Allora, quello che andiamo ad approvare, che vi proponiamo per l'approvazione, non è altro che un ulteriore passo in avanti verso la costituzione effettiva dell'Unione. Se vi ricordate, nello scorso dicembre abbiamo approvato proprio in questa assise quello che è l'atto costitutivo e quello che è lo statuto della nuova Unione. Poi il 29 dicembre è stato sottoscritto dai tre comuni, quindi ecco, io, San Polo e Monteprandone hanno sottoscritto questo atto di nascita dell'Unione, e sempre a dicembre questo Consiglio si è espresso in maniera favorevole per affidare a questo ente neonato le funzioni che praticamente mancavano per rispondere a quelli che erano gli obblighi normativi dettati dal Decreto Legge 78 del 2010 e dalle successive modificazioni e integrazioni venute di lì in avanti. Con quell'approvazione che facevamo a dicembre, oggi proponiamo a questo Consiglio di approvare quella che è la Convenzione. Una bozza, un canovaccio di convenzione fatto a sei mani tra i tre comuni, appunto, per normare quelli che devono essere i rapporti di questa funzione. In particolare parliamo della funzione che riguarda la polizia municipale e la polizia amministrativa locale. Non andrò a leggere tutti i punti di questa convenzione, ma mi soffermerò su quelli che secondo me sono gli articoli di maggiore interesse. In particolare ovviamente l'articolo numero 1, in cui si parla dell'oggetto della convenzione, cioè quello di creare un corpo di polizia locale, appunto dell'Unione dei Comuni Piceni. Al comma 2, per esempio, che avrà i compiti questo corpo di polizia formato dall'unione degli agenti già presenti nei singoli comuni, quindi abbiamo i 5 agenti di Monteprandone, i nostri 3 agenti di polizia municipale e i 2 agenti di Acquaviva Picena, quindi che avranno il compito di svolgere tutte quelle che sono le funzioni tipiche della polizia locale e della polizia amministrativa in campo di controlli di gestione della sicurezza e della tutela della cittadinanza. Ovviamente altro punto importante è sicuramente l'articolo 3, dove ovviamente, come vi dicevo, andranno a confluire in questa unione tutti gli agenti che già ci sono, le formule come questi agenti verranno messi all'interno di questo corpo ancora non sono chiare, o perlomeno si lascerà ad ogni comune la possibilità di scegliere tra il trasferimento o comunque il distaccamento del dipendente, quindi poi ogni singola amministrazione potrà valutare la formula migliore. Altra cosa importante sicuramente la ripartizione delle spese che comporterà questa funzione, che verrà fatta, come avete visto, nel comma 4 dell'articolo 4 per il 70% in base al numero degli abitanti con la popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente e per il 30% invece alla superficie di chilometri quadrati dei territori comunali. Altra cosa per quanto riguarda la sede, articolo 5, la sede principale sarà Monteprandone, ma ogni comune manterrà comunque il proprio presidio territoriale per garantire il servizio comunque alla cittadinanza e la presenza alla cittadinanza. Per quanto riguarda i beni, sia mobili che immobili che attrezzature, verranno comunque messe a disposizione di questo nuovo corpo che si costituirà, quindi sia in concessione d'uso che in comodato d'uso per quanto riguarda i beni mobili, quindi viene in mente le autovetture, ma anche tutte quelle che sono le strumentazioni, come per esempio l'autovelox di Monteprandone e quant'altro. Altre cose in questa convenzione importanti da dire non ci sono, se non che ecco, il corpo sarà comunque guidato da un comandante e da un vicecomandante che verranno poi nominati dal Presidente dell'Unione in accordo con la Giunta e col Consiglio. A questa convenzione, che rappresenta un po' i paletti entro cui ci si dovrà muovere per costituire il corpo di polizia municipale, seguirà poi il regolamento che dovrà essere approvato nel Consiglio dell'Unione, sul quale inizieremo a lavorare subito dopo la stipula di questa convenzione, e appunto servirà a definire bene quelle che sono le operatività dei nostri agenti sul territorio, perché comunque l'obiettivo di questa convenzione, del mettere insieme questa funzione ma un po' dell'Unione, è quello comunque di metterci insieme per garantire il miglior servizio possibile alla nostra cittadinanza. Quindi ecco, questo è quello che vi proponiamo oggi per l'approvazione, e insieme a questo andremo anche a dare mandato al sindaco appunto di sottoscrivere questa convenzione nei prossimi giorni insieme agli altri 3 sindaci dell'Unione. Ottimo,
interventi in merito? Prego. Devo dire, a proposito dell'Unione, questo primo atto che viene dopo diversi mesi di totale inattività, di totale silenzio di quest'Unione, non c'è stato, dopo l'insediamento degli organi, non c'è stato più un consiglio a livello sovravocale, sovracomunale. Oggi ci si chiede di approvare un regolamento, una bozza di convenzione tra i comuni. Purtroppo nell'enunciazione dell'assessore e del vice sindaco non vedo, non ravviso nessuna delle situazioni di vantaggio per i comuni, se non abbiamo parlato di cose di carattere strettamente amministrativo, ma nessun vantaggio. Avremo piacere di sapere quali sono i vantaggi di mettere insieme il servizio di polizia municipale e quello che effettivamente viene tra virgolette nelle tasche, qui è nelle tasche inteso in senso figurato, vuol dire in miglioramento della qualità della vita del cittadino e dei servizi a lui offerti, visto che comunque sia, ribadiamo, parliamo di situazioni che insistono su territori molto diversi sia per vocazione e sia per estensione sia per numero di abitanti. Grazie. Posso rispondere? Allora, per quanto riguarda la prima considerazione fatta dal consigliere Corradetti, ovviamente in questo periodo di, come la chiamerei, inattività, è sicuramente è un lavoro che è stato fatto comunque nelle stanze dell'Unione per cercare di arrivare anche a questa convenzione. Questa convenzione, come dicevo prima, è un inizio, è una partenza, non è un regolamento, ma sono, ribadisco, i margini entro cui muoverci, quindi questa serve comunque, il primo passaggio che serve per mettere insieme la Polizia Municipale. Adesso si dovrà passare a quelli che sono i regolamenti attuativi, dove appunto si potrà vedere, si potrà toccare con mano, si potrà mettere nero su bianco quelli che saranno le modalità operative del Corpo di Polizia Municipale e quindi andare a vedere come cambierà anche un po' il sistema di Polizia Municipale sul nostro territorio. Una cosa tra tutte, ma è prematuro perché comunque ancora non si è ben definito con gli altri, sicuramente sarà quello di lavorare sui 7 giorni, quindi anziché sui 6 giorni settimanali. Sarà quello di avere comunque delle pattuglie sempre presenti sui territori, sarà quello comunque di avere una persona che metterà a disposizione Monte Brandone per svolgere tutte quelle che sono le mansioni dell'ufficio e quindi liberare gli agenti da quelle che purtroppo sono le sempre crescenti attività burocratiche che limitano le loro presenze sul territorio e che appunto non rendono possibile il loro svolgimento del servizio. Quindi ecco, è un inizio sicuramente, a questo seguirà l'incontro da tutti i responsabili della Polizia Municipale per, come dicevo prima, stilare quelli che sono i regolamenti, perché, come abbiamo già detto a dicembre, crediamo in questa operazione e crediamo che mettendoci insieme riusciremo a dare un servizio migliore. Per quanto riguarda l'altra considerazione che lei faceva, è vero che ci sono delle differenze tra i nostri territori, ma nei nostri incontri, negli incontri fatti con gli agenti di polizia dei vari comuni e con i loro responsabili, sicuramente quelle che sono le problematiche che vengono riscontrate sui nostri comuni sono molto simili e quindi questo ci permette in qualche modo di andare spediti verso la nascita e la creazione di questo corpo di polizia locale. Non ci sono altri interventi? Procediamo con la doppia votazione. Allora, chi è contro? 4. Chi si astiene? Nessuno. A favore? Non c'è nessuno. Ok. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi è contro? Chi si astiene? A favore?